È una bella giornata a Torino, pericolo pioggia assolutamente scongiurato, terreno di gioco in condizioni perfette, tutti gli ingredienti giusti, insomma. Un saluto alla Piero. Questo è lo schieramento di partenza della Juventus. Modulo con assetto decisamente difensivo, difesa 5, senza rinunciare però al due punte. Schieramento molto utile, Pier. Elastico, in fase di spinta i due esterni bassi possono alzarsi per dare una mano al centrocampo e diventare ali aggiunte. Si libera la grande. Questa è la formazione con cui scendono in campo. La scelta dell'allenatore è andata su un 5-3-2, ti convince Lele? Ha preferito coprirsi un po', sacrificando qualcosina in mezzo, Pier. Sinceramente non credo che manterranno questo assetto per tutta la partita, in particolare i due esterni bassi credo... Attenzione, guarda, Pier! 1-0, eccolo il primo gol della gara! Occhio al suggerimento. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! La mette dentro e adesso... Nicolò Fagioli. Alla parte del possibile vantaggio. E c'è il gol! Si riporta in vantaggio dunque. Palla che è uscita, sarà rimessa dal punto. Spazio per calciare, il portiere gli ha negato l'ennesima gioia. Occhio al cross in mezzo, evita guai. L'arbitro fischia alla fine, la Juve porta a casa.
Match che si preannuncia da non perdere, vigilia caratterizzata da una lunga attesa, non vediamo l'ora che si giochi. Anche oggi EA Sports vi porta il grande calcio all'Allianz Stadium. Il fascino dell'Allianz Stadium illuminato a giorno ci ha accolti qui al nostro arrivo in tribuna, atmosfera come sempre caldissima. Un saluto da Pierluigi Pardo e Lelia Dani con cui commenterò il match di oggi. Per i parati calcistici davvero più raffinati e venuti oggi propone un match straordinario di Serie A. Ci sono tutti gli ingredienti per una sfida di alta tensione. Un saluto a te Pierre e agli amici a casa. Ne ho viste commentate tante di partite, ma ogni volta è come se fosse la prima. Non vedo l'ora di iniziare. Diamo un'occhiata alla formazione con cui scenderanno in campo gli ospiti. Il portiere Rui Silva, Thomas Lemar insieme a Cristante e Mediana e due punte che dovrebbero essere i principali terminali della manovra. A spazio, grande parata, super portiere. Pallone in mezzo, la mette fuori su questo corner. Gara molto attesa alla vigilia, si preannuncia una bella sfida viste le premesse. Vedremo se la miglior difesa del campionato si confermerà e avrà la meglio sull'attacco più prolifico oppure viceversa. Sono curioso anch'io, Pierre. Giocare in casa dà sicuramente loro una marcia in più, però contro un attacco del genere potrebbe non bastare. D'altra parte sanno che per tornare a casa con un risultato positivo oggi dovranno sudare più del dovuto. Tempismo perfetto, ferma l'azione avversaria. Alvarez la gira su João Félix, innesca Lemar, tocca per Spinazzola, pallone che è uscito, sarà rinvio dal fondo. Bremer. Ci sono novità che riguardano la partita dell'Udinese, andiamo a collegarci. Prima rete della partita per l'Udinese. Si sblocca dunque il match 1-0 quando se n'è andato il primo quarto d'ora. D'accordo, grazie. Celik. Situazione di parità, fanno girare il pallone. Possesso che finisce qui. Teun Kopmeiners. Guimaraes. Palla che resta alla Juve per il vantaggio. Spinazzola. Occhio qui al pressing sul portatore di palla. João Félix. Cristante. Occhio a Lemar. Brian Cristante. Cristante. Altro appoggio per Cristante. Ecco João Félix. Recupera un pallone importante in attacco. Bravo qui il portiere. Innesca Lemar. Palla messa fuori dalla zona pericolosa. Ottimo l'intercetto, adesso un nuovo possesso. Possesso regalato. L'arbitro concede il vantaggio, si va avanti. Ecco João Félix. Servito a Lemar. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Chiamato in causa bene qui il portiere. Occasione della bandierina per passare in vantaggio. Interviene bene e spazza. Si immola e respinge. Parte il tiro. Iniziativa sventata dal portiere.
innesca Lemar, conclusione respinta, se la cavano qui. Non concede nulla all'attaccante. Mi chiedono una linea perché è cambiato qualcosa nel match dell'Udinese. Sentiamo. Seconda rete della partita per l'Udinese. Punteggio che ora è sul 2-0. Siamo a 2 minuti dall'intervallo. Grazie, puntuale come sempre. Possesso palla nettamente a favore degli ospiti nell'ultimo quarto d'ora. Stanno chiaramente spingendo sull'acceleratore per trovare il gol del vantaggio. Se lo meriterebbero, per quanto stanno costruendo. Vediamo, vedremo se i loro sforzi verranno premiati. Eh sì, il pallone ce l'hanno sempre loro, vediamo se sfruttano questa opportunità. Ha evitato un gol quasi certo. Arriva il segnale di chiusura della prima frazione, ci ritroveremo per la ripresa. Ci siamo. Ricomincia il match dell'Allianz Stadium, primo possesso. Perde palla la Juve. Colleghiamoci subito perché è cambiato qualcosa nel match del Toro. È arrivata la seconda rete per il Torino. Punteggio che ora è sul 2-0 dopo che sul cronometro sono trascorsi 48 minuti. D'accordo, grazie. Andata dei quarti di UEFA Europa League solo su EATV. Sfida tra Juventus e Newcastle. Andata dei quarti di finale che si rivela già decisiva per il passaggio del turno. Nessuna delle due squadre vorrà ritrovarsi a rincorrere. Il più classico dei mata-mata. Gabriel Jesus. Può far gol da lì. Rui Silva dice di no. È il momento del cambio in casa Juve. Potrebbero portarsi in vantaggio se sfrutteranno questo tiro dalla bandierina. I tifosi avvertono l'importanza del momento e provano a trascinare la squadra verso il gol. Andranno ancora dalla bandierina. Evita guai. Ciao. Va per la porta. Efficace l'intervento del portiere. Palla in area di rigore. Il portiere la alza sopra la traversa. Sarà di nuovo calcio d'angolo. Spazzano senza problemi. Capisce tutto e recupera un pallone complicato. Ci sono novità che riguardano la partita dell'Udinese. Andiamo a collegarci. È arrivato il terzo gol per l'Udinese. Risultato che ora è sul 3-0 dopo un'ora esatta di gioco. Perfetto, grazie per il tuo contributo. Cerca una traccia interna. Non abbiamo fatto in tempo a parlare che hanno perso il pallone. Viene avanti palla al piede. Theo Kopmeiners. Kopmeiners. Gabriel Jesus. Si distende il portiere ed evita guai. Non era una parata particolarmente impegnativa e va detto. Tutti e due gli allenatori vogliono cambiare qualcosa. Senza problemi qui il portiere. Nuova possibilità dalla bandierina. Era sbilanciato, ha voluto provare lo stesso. Brutta scelta e pessimo risultato. Guarda il tecnico. Il tecnico non è contento di questa soluzione. Troppo egoista. Alvarez. João Félix. Nuova possibilità per la Juve. Mi chiedono la linea perché è cambiato qualcosa nel match dell'Udinese. Sentiamo. Ne ha fatto un altro l'Udinese. Aumenta il divario, conducono ora per 4 reti.
Ripeti a 1, quando intanto i minuti trascorsi sono 71. Grazie dunque per l'aggiornamento. Alvarez. Occhio, cerca l'area di rigore. Brian Cristante. Guadagna metri. Bravo nel saltare l'uomo. In questo intervento tutta la sua grinta e il suo carattere. Situazione cambiata nel match dell'Inter, c'è stato un gol. Prima rete della partita per l'Inter. Il figlio d'arte Marcus Thuram è l'autore del gol. Bravo e fortunato qui, decisiva la deviazione dei legni. Punteggio che ora è sul 2-1, sono passati 76 minuti. Perfetto, grazie dell'aggiornamento. Grande intervento in chiusura. Ancora 600 secondi alla fine. Non si accontentano del pari, vogliono vincerla. Interviene e sventa il pericolo. Teuncop Miners. Può metterla da lì. E il pallone finisce in rete. Pazzesco, hanno trovato il vantaggio a poco dal 90esimo. Gara che non finisce di stupirci. Non ci credo. Pier, hanno tirato fuori dal cilindro un gol che potrebbe dar loro la vittoria quando nessuno ormai ci credeva più. Rivediamo l'azione del gol. Ha caricato la botta e non ha lasciato scampo al portiere. Trova il vantaggio al tramonto del match. Doccia davvero gelata per gli avversari. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Prova a metterla lunga col filtrante. Diogo Jota. Ottima verticalizzazione. Iniziativa che non porta a nulla. Foyt. Lemar. Sono 120 secondi, questa è l'entità del recupero. Allontana e fa respirare la difesa. Occhio al contropiede. L'arbitro fischia la fine, la Juve porta a casa questi tre punti. Oh, una vittoria conquistata con cuore, sì. Altre squadre si sarebbero accontentate del pareggio. Loro no. Hanno continuato a spingere a caccia dei tre punti, finché alla fine non si è sorpreso.